infissi in alluminio con prezzi economici. Oggi ti parlerò di questo argomento. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Gli infissi in alluminio con prezzi economici sono un grave pericolo, perché cosa succede? L'alluminio è un prodotto che costa di più di un infisso magari economico come un infisso in PVC. Se si vuole far costare poco, bisogna togliere delle cose. Ad esempio, si potrebbe pensare di installargli una ferramenta, come dire cava 16 o pista 16, che è la stessa ferramenta che si monta in un infisso in PVC. È un punto forte invece dell'alluminio, la ferramenta specifica dell'alluminio. Quindi vai a perdere molti vantaggi di scorrevolezza, di fluidità di chiusura, di poche esigenze di regolazione nel tempo. Poi andrai a perdere anche molto dell'isolamento, perché un infisso in alluminio che nasce svantaggiato da questo punto di vista deve avere un taglio termico molto buono per avere un isolamento al pari di un infisso in PVC. Se è economico, probabilmente lì si è lesinato e si avrà un infisso con un poco potere isolante e anche con possibilità di avere della condensa, muffa e condensa attorno a un infisso, che è una cosa veramente sconsigliabile. Un'altra cosa, forse la più importante, l'ultima per ultima, ma questa è fondamentale, quando uno sceglie un infisso in alluminio, lo sceglie per la durata nel tempo. Se si sceglie un infisso in alluminio economico, questa durata nel tempo è molto difficile che sarà importante, se sarà così grande come un infisso fatto come si deve, come deve essere fatto. Altra cosa, spesso si scelgono gli infissi in alluminio perché hanno profili sottili minimali, per poterlo fare bisogna usare una tecnologia un po' più costosa di un infisso normale, quindi anche questo sarà un risultato che non ti puoi aspettare. Sconsiglio di andare su un prodotto economico per infissi in alluminio. Lo potrei consigliare invece ad esempio un infisso in PVC, magari per un'abitazione dove devi affittare, quindi dove devi spendere il meno possibile, perché tra qualche anno non sai se quegli infissi saranno ancora da cambiare, verranno distrutti. Proprio per questi motivi è importante fare una consulenza prima di scegliere gli infissi, perché altrimenti quando fai molti preventivi, ma anche se ne fai solamente due o tre, non saprai mai chi ti dice la verità e chi ti consiglia la cosa migliore per casa tua, per le tue esigenze e per quello che ti aspetti alla fine del risultato. Perché purtroppo l'infisso una volta comprato e non è come la macchina, che se ho sbagliato l'acquisto della macchina, nella più brutta rimetto 1000, 2000, 5000 euro e poi la cambio. L'infisso lo butto via, cioè non posso pensare di rivenderlo. Per questo ho creato il servizio di consulenza con Sistema Bisacchi. Lo puoi richiedere su www.blogbisacchi.it e poi parleremo direttamente del tuo caso specifico. Ciao e al prossimo video!